Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Continuiamo anche oggi il nostro viaggio su come imparare a programmare. Abbiamo visto come impostare in linea generale una progressione, abbiamo visto in linea, sempre generale per ora, come comportarsi con i complementari e oggi è arrivato il momento di decidere che split utilizzare, perché un'altra delle domande che ricevo più spesso è: su 4 giorni è meglio lavorare in full? Su 3 giorni è meglio upper push-pull leg? Cioè, come scelgo la split? Ne parliamo dopo la sigla. Come scelgo la split? Beh, come sempre vale una delle mie citazioni preferite, quella del buon caro Seneca: nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare, e ancora di più, nessuna split è favorevole a chi non sa che cavolo vuole combinare. Perché dico questo? Perché la split non è altro che figlia delle esigenze che noi abbiamo nella programmazione. Cioè, non è che io decido, voglio fare una full body e programmo. Decido che cosa voglio fare, obiettivi, punti deboli, decido quanti giorni ho a settimana e decido la split. E oggi vediamo in linea assolutamente generale come muoversi tra, ad esempio, fare sempre una full, tra fare un upper lower o eventuali push pull leg e roba simile. Quindi come scegliere una o l'altra. Full body, il pregio della full body è che indicativamente in ogni sessione mi dedico ad almeno due fondamentali, ipoteticamente squat o stacco, panca e una variante di panca circa. Quindi abbiamo squat, panca, stacco, military di solito. Pregio della full body che è ottima per principianti perché appunto permette una buona frequenza, permette appunto di allenare tutto il corpo e soprattutto permette di programmare in modo più facile, ad esempio se abbiamo 3, 4, 5 giorni a settimana, anche 6, cioè ipoteticamente ho sempre una full, programma in modo facile, quindi è ideale per neofiti perché permette una buona frequenza di allenamento, ma è ideale anche per neofiti della programmazione perché appunto gestire una programmazione in questo modo è relativamente facile, facendo una full, un esercizio per le gambe, un esercizio per il petto o spalle, un esercizio di tirata per la schiena, ecco lì che la mia full è fatta e poi gestisco un attimo i complementari, però è molto molto semplice. È consigliabile anche eventualmente in fasi avanzate di programmazione, in fase di intensità, in cui magari si gioca meno sul volume della singola seduta, ma lo si decide di spalmare sulle varie sedute settimanali. Abbiamo poi la classica upper lower che secondo me si contende il posto con la full. Cioè, indicativamente le split da utilizzare sono relativamente poche per quanto siano tante, però i modelli principali sono full, upper lower o eventuale push pull leg, che vedremo ora in seguito. Upper lower, quindi abbiamo un'intera giornata dedicata al sopra, un'intera giornata dedicata interamente al sotto. Pregi che permette un buon lavoro di volume, quindi è ideale per tutti quelli che ricercano l'ipertrofia, sia che facciano power bodybuilding, powerbuilding o semplicemente ipertrofia in generale, che siano in una fase di accumulo e siano magari intermedi. Quindi ci sta a creare una fase di volume interamente dedicata al sopra e al sotto. È ideale, ad esempio, per tutte quelle persone che dicono reggo male il volume. Bene, visto che reggi male il volume, cerca di migliorare la tua gestione del volume e fallo proprio attraverso una scheda di questo tipo, perché se reggi male due esercizi a seduta che so di spinta, allora c'è da lavorarci, non c'è da evitare il problema, anzi, lavorando proprio su quel problema probabilmente migliorerai in generale poi la tua gestione del volume, migliorerai forse di più, perché se bastano due esercizi a metterti KO e li recuperi male, c'è un po' da lavorarci su. Quindi ottima, come dicevo, in fasi di ipertrofia, accumulo e intermedi che possono effettivamente dedicarsi un po' meno nell'arco della settimana ai fondamentali. Quindi in quest'ottica avrebbero sempre uno squat, uno stacco e un paio di panche in linea puramente generale. Poi si può mettere anche squat e stacco in entrambi i lower, ma diventa un po' tassante. E soprattutto, come dicevo, visto che è ideale per accumulo, ipertrofia, lavori di volume, una gran buona dose di complementari. Quindi, al contrario della full, che si concentra di più sui fondamentali, idealmente,
Questa consente di dedicarsi molto di più ai complementari. I fondamentali sono la parte iniziale, poi viene tutto il lavoro di complementari, isolamento, eccetera. Quindi ottimo per questo contesto. Infine abbiamo ad esempio la push-pull leg upper lower, che è la mia soluzione preferita in due casi, sempre lavori in ottica ipertrofia, soprattutto su 5 giorni a settimana, perché 5 giorni a settimana sono difficili da programmare, odio gli allenamenti da 5 volte a settimana perché incastrarli bene è pessimo, ed è utile anche a mio giudizio per chi fa street lifting, perché abbiamo una giornata focus deep, giornata focus trazioni, giornata di gambe, e infine poi di nuovo tutta giornata sopra e tutta giornata sotto. Quindi abbiamo una buona frequenza su tutte le alzate dello street lifting, che sono idealmente deep trazioni, muscle up facoltativi e squat. Quindi questa permette una buona gestione dei fondamentali, o come dicevo semplicemente ipertrofia con meno occhio alla forza. Quindi lavorare in push pull leg o un eventuale full settimanale se fate 4 giorni, o upper lower se ne fate 5, permette di dare un ottimo stimolo all'ipertrofia. Quindi questi sono secondo me i tre principali tipi di split che bisogna conoscere e imparare a usare perlomeno all'inizio. E come dicevo, di nuovo, dipende tutto da cosa vogliamo fare. Quindi una volta che io capisco quante disponibilità ho, che tipo di lavoro devo fare, quindi devo imparare i movimenti ancora, allora avrò bisogno di una alta frequenza. Per dire, principiante non ha nemmeno bisogno di fare full diverse nella stessa settimana, può farne semplicemente due, anche una da ripetere più volte. Più uno diventa esperto, più può permettersi di calare la frequenza dei fondamentali e di conseguenza di fare anche meno sessioni dedicate all'alzata. Quindi principiante, 3 panche, 4 panche a settimana o varianti leggere, intermedio, 2 panche a settimana, orientato solo all'ipertrofia senza neanche interessarmi particolarmente della forza, una panca a settimana, quindi push, pull, leg, e una full in cui faccio altro. Quindi quando mi si chiede ad esempio che split devo fare, cos'è meglio, come sempre la risposta non può che essere non lo so, perché non c'è un meglio, dipende da quali sono i miei obiettivi. Quindi come avete visto ci si può allenare da un lato secondo me sempre in full, non c'è assolutamente nessun problema a lavorare sempre in full, basta vedere le classiche divisioni, la shake, alla fine sono full body, c'è le gambe, c'è la panca e c'è qualche esercizio per la schiena, sono tutte full con focus diverso in sessione, ma sono full body. Orientativamente poi power, building, fasi di accumulo per chi regge poco il volume eccetera, upper lower e focus ipertrofia magari, o street lifting come dicevo, push pull leg e eventuale giorno full o upper lower. Le split sono queste tre, sono da padroneggiare queste, e poi vedremo un attimo eventualmente come inserire i complementari di cui abbiamo parlato, come fare una progressione sui complementari. Però capito questo, cioè una volta che abbiamo la nostra split è il momento di riempirla seguendo le logiche che abbiamo visto nei due video precedenti. Quindi però devo avere già ben chiaro quello che dicevo prima, cioè non si parte dalla split, si parte dalle mie esigenze, quante volte devo fare i fondamentali, quanti complementari, che punti deboli ho, e poi si riempie la split. Idealmente partire dalla split tende a diventare poi una cosa forzata, cioè voglio fare full body e allora ci faccio stare le cose che voglio, però magari io non avevo bisogno di una full body, quindi inizialmente serve un pochino di oggettività in più per fare un buon lavoro. Spero che anche il video di oggi, questo terzo video di questa serie su come si programma, vi sia piaciuto. Se avete delle domande lasciatemi pure un commento, se avete spunti, come vi dico sempre, su come continuare eventualmente questa serie, anche qui lasciatemi pure un commento, e noi ci vediamo al prossimo video.